Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come sempre, se non l'avete fatto iscrivetevi col pulsantino che trovate in basso a destra. Non vi costa nulla, mi aiutate a supportare video come questo, come tutti i prossimi, e proseguite nella Road to Apoc per sbloccare la faccia di Apoc a 15.000 iscritti. E sì, ho il gilettino di lana, come potete vedere, perché fa fresco e non posso assolutamente permettermi di ammalarmi, visto che vi devo portare una valanga di video. Non so se avete notato, in questi giorni me ne sto caricando tantissimi, uno al giorno più o meno, ogni due al massimo, e comunque non riesco a tornare in pari perché vi devo portare i video vlog del Lucca Comics e sono in ritardo già di 3 settimane praticamente, perché Lucca era inizio mese, siamo al 22 ormai. Il problema appunto è che ho perso più di metà mese, perché dopo Lucca, che finiva il 5, mi sono ammalato per una decina di giorni con 40 di febbre e poi peggio ancora con gli antibiotici che mi hanno devastato, quindi proprio non ce la facevo a montare video, per cui ora devo scegliere se portarvi quelli vecchi di 3 settimane oppure i contenuti nuovi sulle cose che stanno continuando a uscire, non la smettono più e mi stanno continuando ad arrivare tutti i giorni. E quindi eccoci qui oggi con il video dedicato a Topolino. Come potete vedere, questo è il puzzle di Natale di Topolino, uscito oggi, e non solo in realtà, perché sono usciti anche questi che non vi ho ancora fatto vedere, ma sono il gioco da tavolo della spada di ghiaccio di Topolino, praticamente volume 1, cioè uscita 1, uscita 2 e uscita 3. Adesso ve li faccio vedere anche da qui. Questo è uno dei prossimi contenuti che vi porterò sul canale, eccoli, ve li faccio vedere anche dall'alto. Uscita 1 di 3, molto molto interessante. Uscita 2 di 3, è uscita 3 di 3. Queste sono le uscite di Topolino delle ultime 3 settimane, numeri 3545, 46 e 47, e vi porto direttamente questo che è il 3548, anche perché sennò finisce che fa la fine del puzzle di Natale dell'anno scorso che dovevo montare, come vi avevo scritto anche in un post su Instagram, e invece è ancora qui. Quindi fra l'altro abbiamo il vantaggio di poterli vedere anche a confronto, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, per cui perché no, facciamolo subito, ve li faccio vedere dall'alto. Dunque, l'anno scorso costava 9,50 euro, quest'anno costa 12,50, la magia del Natale, che significa la magia di Panini nell'alzare 3 euro il prezzo di Topolino più puzzle. Quello dell'anno scorso era questo, stavo notando che hanno riciclato completamente tutto sostanzialmente nella busta. Qui abbiamo appunto la scritta con Topolino arriva il puzzle di Natale Clementoni, che è praticamente identica a quella dell'anno scorso, vedete? E anche dietro è tutto molto 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 simile, con questa striscia rossa sopra la scritta appunto con Topolino arriva il puzzle di Natale di Clementoni, e poi il prezzo qui sotto in angolo a destra, che appunto è aumentato da 9,50 a 12,50. La grandezza è uguale, è 36x49 cm, anche quello dell'anno scorso 36x49 cm, puzzle di 500 pezzi. La differenza è che questo nuovo è in verticale, mentre quello dell'anno scorso, che forse era più carino in realtà, è in orizzontale. Comunque, questo sarà il prossimo video che andremo a vedere. Ecco, se ne aggiungo un altro. Fra l'altro, la Play ci tiene compagnia, la Play limitata di Spider-Man, fin tanto che arrivano le scocche. Poi arriverà anche il video. Sapete che ho il dubbio di non essere a fuoco ora che ci penso? Aspetta che vado a cambiare il fuoco, che mi sa che non è automatico ma manuale. Eccoci, ora sono a fuoco. Come dicevo, in realtà tra questo, il video delle scocche della Play, e questi video della spada di ghiaccio di Topolino e il video acquisti del Black Friday da Fan Factory e altre cose, in realtà un altro pacco che mi è arrivato che non mi aspettavo minimamente, con dentro una cosa molto carina, abbastanza grande in vetro fra l'altro, che è tutta roba recente. Ecco, i miei video di Lucca continuano a slittare, mannaggia, perché purtroppo il tempo è quello che è, le giornate sono da 24 ore, io ho continuato a dire facciamo una petizione per averle da 36 quantomeno, o da 48, perché non è fattibile, non ci si sta dietro. E quindi, morale della favola, oggi andiamo a vedere questo e poi nei prossimi video vediamo tutto il resto. E lo andiamo a montare insieme subito dopo la sigla. Allora, eccoci, dunque, lo voglio aprire senza rovinarlo, quindi
voglio aprirlo dal basso, vedere se riesco a non rovinare la busta, approfittando del fatto che qui sotto è sigillato. Uso il cutter baro, cercando di scollare sostanzialmente il punto di congiunzione della plastica di fusione. Ok, è difficilissimo, mi sa che devo veramente tagliare tutto, perché altrimenti non ce la si fa. Ho paura che si strappi tutto. Anzi, ho cambiato di nuovo idea, perché è estremamente difficile anche col cutter, piuttosto faccio così, standoci molto attento, e cerco di stare attorno alla saldatura quanto più possibile. Sto un po' fallendo, ma dai, più o meno. Sì, non è proprio il massimo, potevo aprirlo meglio di così, però va bene. In realtà avrei potuto aprirlo meglio forse tagliandolo con le forbici, però va bene, poco importa. Allora, tiriamo fuori il puzzle con Topolino. Questa busta la andiamo a mettere via. Dunque, eccolo qui. Questo è il puzzle da 500 pezzi e questo è Topolino numero 3548. Prossima settimana dovrebbe uscire Storie sotto l'albero. Stavo notando che Topolino da solo costa 3,50€. L'anno scorso in questo periodo costava 3,20€, quindi ha aumentato di 30 centesimi. Questo non spiega comunque perché è aumentato di 3€ il puzzle. Comunque vediamo che ci sono delle altre cose a tema natalizio. A parte il puzzle appunto dal 22 novembre che è uscito oggi, c'è l'addobbo per il tuo albero con diametro 10 cm con Topolino 3550, quindi fra due numeri. E poi col 3552 dal 20 dicembre c'è il Natale raccontato da Topolino, che è diverso da Storie sotto l'albero. Oh, ma che carino, ci sono i player inside qui dentro, chissà se lo sanno, penso di sì. Comunque ci sono i player inside di nuovo, ma complimentoni, fighissimo. È veramente una cosa meravigliosa essere su Topolino. Mi ricordo che c'erano già stati in passato e infatti non credo sia riciclato, penso sia un'intervista nuova. Adesso poi comunque la vado a leggere. Vabbè, comunque mettiamo da parte Topolino e andiamo ad aprire il nostro fantastico puzzle. Quindi togliamo il cellophane. E questo si apre molto meglio in realtà. Basta tirare e, come vedete, il cellophane si apre da solo praticamente lungo la saldatura. Perfetto, eccolo in tutto il suo splendore. Questo è il fronte della scatola. Di fianco abbiamo le misure 36x49. Questo è il retro. E basta, direi, possiamo andarlo ad aprire. Sono 500 pezzi, adesso sicuramente mi sporca tutto il tappetino, mannaggia. C'è la busta con tutti i pezzi e la scatola che la teniamo vicino perché ci serve da riferimento per fare il puzzle, altrimenti ci metterei 20 anni. Quindi la lascio qui, dopo magari la sposto e me la guardo poco alla volta. Andiamo ad aprirlo, già vedo tutti i pezzettini di carta, mannaggia. Io ho una paura boia che questi mi sporchino il tappetino. E vabbè, pace, me la gioco così. Ci vorrebbe il tappetino suo, che non ho purtroppo, la Gio ce l'ha per fare i puzzle, io non ce l'ho il tappetino da puzzle. Ce l'ha perché gliel'ho regalato io, quindi fesso io, che fra l'altro l'ho comprato per lei e non l'ho preso per me stesso. Quindi ora andiamo a sporcarci tutto quanta casa. Spero sia solo carta in realtà e non macchi, perché è molto blu e mi preoccupa il fatto che sia così blu. Però va bene. No, dovrebbe essere solo, sì, solo carta. Ok, eccolo qui il nostro puzzle di Topolino da comporre. Ho già trovato un angolo perfetto.
e partiamo a farlo in timelapse. Thank you.
ce l'abbiamo fatta. Adesso lo state vedendo dall'alto, perché non ho la più pallida idea di come farvelo vedere da in piedi senza distruggerlo. Sì, questa comunque è tutta polverina di carta, ma se ne viene per fortuna non macchia. E è la volta buona che lo alzo e lo sfracasso tutto. Comunque, questo era il puzzle praticamente da fare, e questo è il puzzle fatto, finito. Non ce la farò mai ad alzarlo senza romperlo. Ok, ce l'ho fatta. E guardatelo bene, perché se lo sposto un po' troppo lo distruggo. Comunque, alla fine è molto carino, vi dirò. Adesso lo metto giù, per l'amor del cielo. Olè. Beh, dai, è andata benino. È stato facile, molto facile in realtà. È banale, un puzzle da 500 pezzi, e non ci ho messo neanche tanto. Mi ero giusto arenato quando sono arrivato a tutto il blu e azzurro, perché finché avete delle figure di riferimento non mi è servito neanche il vedere l'immagine, era tutto abbastanza semplice. Ma nel momento in cui avevo finito di fare sostanzialmente i personaggi, mi sono dedicato poi a Babbo Natale con la slitta, le renne, e poi mi era rimasto tutto il blu attorno, blu e azzurro. Ma ripeto, in realtà è una scemenza, ho fatto puzzle molto più difficili, soprattutto con molti più pezzi, e non parlo solo degli impossible puzzle, anche quelli effettivamente penso averne fatti un paio, una follia quelli veramente. Fra l'altro, la Clementoni porta, l'abbiamo visto già Luca, cioè io l'ho visto già Luca, voi non avete ancora visto i video chiaramente di Luca perché non ho avuto il tempo di montare i maledetti vlog. Comunque, a Luca la Clementoni ha presentato i nuovissimi puzzle che usciranno nel corso del 2024, relativi a Naruto, One Piece, Dragon Ball in generale, agli anime. Sono una figata! Mi sa che ne prenderò un po' e li farò, perché sono una roba meravigliosa. Poi fatemi sapere se vi piace questo format, in realtà, in cui facciamo puzzle e li vedete montati in timelapse, perché in realtà ne ho tantissimi di puzzle. Molti li ho fatti, molti ancora no. Lì c'è una pila di puzzle infinita che non vi sto a far vedere adesso, magari al prossimo video, per cui ho intenzione comunque di fare tantissimi puzzle. Il problema poi è lo spazio che occupano, ma avevo già lasciato una parete apposta tutta per un particolare genere di puzzle che poi vi farò vedere in futuro. Detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino in fondo, vi rinnovo l'invito a iscrivervi col pulsantino in basso a destra, e noi ci vediamo nel prossimo video, direi a questo punto, con lui. Togliamo un attimo questa roba qui, con il puzzle dell'anno scorso, che mi sembra tremendamente più facile in realtà, perché ha un sacco di facce, un sacco di personaggi, un sacco di riferimenti, quindi penso che si possa fare con una facilità estrema. Ci voleva, anche perché mi sono rilassato un attimo, ho staccato, perché veramente in questi giorni è tutto tremendamente frenetico. Fare puzzle è una cosa che io trovo fortemente rilassante, terribilmente rilassante, infatti è una cosa che mi piace tantissimo. E dai, mi sono divertito un sacco. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!